parte ufficialmente la campagna elettorale del vostro movimento, sia nazionale che regionale, su che cosa punterete? Ma intanto puntiamo soprattutto sul riuscire a raccogliere il consenso di tante persone che oggi non credono più nella politica. Noi abbiamo provato a portare innovazione, nuove idee all'interno del centrodestra. Il centrodestra si è chiuso in se stesso, nella vecchia politica, con le vecchie persone. Io credo che la situazione nella quale versa oggi l'Italia ha delle responsabilità chiare. Ci sono stati governi di centrodestra e governi di centrosinistra. Credo che serva una forte discontinuità, noi abbiamo provato a portarla nell'ambito della coalizione. Questa discontinuità è stata respinta, la porteremo in mezzo alle persone, in mezzo alla gente. Siamo convinti che ci sono tante persone che non hanno voglia di votare né 5 Stelle né questo centrodestra nella sinistra, che hanno voglia di far tornare qualità nella politica, e noi siamo quello. E alle nazionali andrete da soli, qui invece in regione appoggiate Fontana. È abbastanza singolare quello che è successo, in effetti. Per fortuna Milano è lontano da Roma, per fortuna spero che certe dinamiche romane fatte di sedie e di poltrone, prive di qualsiasi contenuto programmatico e politico, prima di qualsiasi respiro e divisione politica, qui in Lombardia non ci siano. E quindi noi crediamo che sia importante avere un governo alternativo a quello di sinistra, pensiamo che serva una continuità nelle politiche di governo del centrodestra e supportiamo la candidatura di Fontana, senza nasconderci il fatto che ieri si è consumato uno strappo molto molto grave, che di questo strappo ovviamente dobbiamo tener conto in tutta Italia. Senta, Grasso ieri proprio qui a Milano ha detto però che non c'è anche una continuità tra Gori e Fontana, lei la vede? C'è una? Una sorta di continuità, insomma, per esempio sul tema dell'autonomia, non c'è questa discontinuità forte rispetto a Gori? Beh, Grasso rappresenta l'antisistema, Grasso rappresenta il partito dei magistrati e degli ex comunisti che si vogliono alleare insieme al Movimento 5 Stelle, non mi meraviglia quello che dice, è una persona che si è schierata, pur avendo vissuto tutta la vita con le istituzioni, si è schierata con coloro che vogliono distruggere queste istituzioni, con coloro che vogliono far occupare alla magistratura tutte le cariche pubbliche. Pensiamo che in Italia serva tornare alla separazione dei poteri tra potere giudiziario, legislativo ed esecutivo, e penso che questo sia una nostra grande battaglia che abbiamo provato a portare anche all'interno del centrodestra senza riuscirci. Sarà una nostra grande battaglia a rimettere in ordine la nostra Costituzione e il nostro Stato, per evitare che ci siano ancora magistrati che fanno politica, sia quando fanno i magistrati che quando smettono di farlo. Fontana, perché cos'ha che potrebbe invece fare la differenza in Lombardia? Beh, perché rappresenta la continuità, è un amministratore che ha amministrato bene in Lombardia, conosce l'amministrazione, conosce la regione, nella misura in cui sarà pronto ad aprirsi all'innovazione e alle idee nuove che noi rappresentiamo, sicuramente può avere buon successo. Se dovesse anche il centrodestra, anche in Lombardia, richiudere in se stesso, come sta facendo a livello nazionale, ci può essere qualche rischio.